Autonomia differenziata, sono state consegnate le firme, c'è stata una raccolta di firme record in Campania, c'è una grande sensibilità che su questo argomento è andata crescendo nel nostro paese. Nei giri che sto facendo anche nel nord Italia abbiamo fatto una specie di controinformazione, abbiamo spiegato agli amici del nord e ho trovato grande sensibilità e grande anche condivisione. Che in particolare noi in Campania, visto che abbiamo guidato la battaglia contro l'autonomia differenziata, non siamo interessati a guerre di religione, non siamo portatori di un'impostazione ideologica, non siamo per alimentare il conflitto fra nord e sud. Noi siamo per l'unità d'Italia e siamo per modernizzare l'Italia. Quando diciamo no all'autonomia differenziata, non è per tenere la situazione bloccata così com'è, perché così non va bene. L'Italia è una palude burocratica. Noi riteniamo che sia indispensabile modernizzare il paese e la linea che abbiamo indicato sulla quale unire il nord e il sud, le imprese del nord e le imprese del sud, i professionisti del nord e del sud, è la linea burocrazia zero, che è la linea indicata da sempre dalla Regione Campania. Cioè eliminiamo tutti quei passaggi burocratici che fanno perdere anni di tempo e che sono assolutamente inutili. Questo ci porta a modernizzare l'Italia senza spaccare il paese. E senza determinare sui grandi servizi di civiltà, scuola pubblica, sanità pubblica, nuovi divari fra nord e sud che sono francamente inaccettabili.